oribus. In plebater quod dixis nostris iubans regibus. San Domenico di Guzman, Caleruega, Burgos, 1170, Bologna, 1221. Studio del canto gregoriano, Giovanni Bianini, Scuola Gregoriana Mediolanensis di Milano, Italia, marzo 2013. Al termine di questo studio, ti faccio vedere lo spartito preso da vicino, così puoi vedere bene la melodia e il testo che ho cantato. Per fare questo studio ho utilizzato una tastiera. Con la tastiera mi indico bene la melodia e la giusta distanza degli intervalli. La melodia è abbastanza complessa, molto bella, però va definita nei suoi intervalli. Poi tutto il gregoriano sarà da cantare senza accompagnamento, a voce sola, a voce scoperta, senza strumenti che sostengono l'intonazione, la melodia. O mirabile speranza che tu hai donato a coloro che piangono nell'ora della morte e ai tuoi fratelli per il futuro dopo la morte. Adempi, o Padre, quanto promettesti, aiutandoci con le preghiere. Alleluia! Tu che con tanti segni sei apparso nei corpi degli ammalati portandoci l'opera di Cristo, allontanaci dal peccato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Giovanni Bianini, sono il direttore della Scuola Gregoriana Mediolanensis di Milano, Italia, che ha sede nella Basilica di San Marco di Milano, Italia. Qui studiamo il canto gregoriano e il canto ambrosiano
non per fare concerti, ma per tener vivo questo patrimonio e cantarlo in liturgia. Al di là delle mode o delle manie, pensiamo che questo sia un patrimonio da tenere vivo praticandolo. Poi si può fare anche l'elevazione spirituale, il concerto, l'incisione discografica, ma soprattutto bisogna farlo presente nelle liturgie odierne e praticarlo. Salve. Questa sarebbe la melodia di questo responsorio O Spem Miram. Nostrum
signis claruisti, in ecranum corporibus, nobis opem feres Christi, egres medere mori. Quando è di sé.